Crotone, tragedia nella notte, all'isola di Capo Rizzuto. 4 persone sono morte, travolte da una frana. A scatenare il drammatico fenomeno, alcuni lavori di manutenzione di una rete fognaria, danneggiata dal maltempo delle scorse ore. Tra le vittime anche il noto imprenditore Massimo Marrelli, 59 anni, titolare di un gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel crotonese, Marrelli Hospital di Crotone. L'incidente, punto stando alle prime ricostruzioni, Marrelli era sul luogo dell'incidente la scorsa notte, intento a lavorare con alcuni operai, nella sua tenuta di Sant'Andrea. Il gruppo era intento a riparare e completare un collegamento della rete fognaria della villa. Durante il corso delle operazioni, il terreno dalla consistenza particolarmente argillosa, ha subito un pesante smottamento, e la struttura della parte, all'altezza delle tubature, ha ceduto. Marrelli e altri 3 operai, sono stati completamente travolti. Insieme all'imprenditore sono rimasti uccisi anche 2 punti. Santo Bruno, 53enne di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45enne di Cutro, Mario Cristofaro, 49enne di Crotone. Con il gruppo, altri 4 operai, rimasti illesi. L'arrivo dei soccorsi e l'inizio delle indagini. Immediatamente sono giunti sul luogo i vigili del fuoco, del comando provinciale di Crotone. I soccorsi hanno estratto i corpi delle vittime, constatandone la morte. Le operazioni di recupero sono state ardue e lunghe, molto delicate. Solo all'alba di oggi si è potuto riferire un bilancio. Intanto sono in corso le indagini dei carabinieri, che lavorano al fianco dell'Ispettorato del Lavoro di Crotone, e del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone. L'emergenza maltempo non è ancora passata sulla zona, e questa mattina è stata diramata un'allerta di tipo arancione. Prevista, su tutto il territorio, forte pioggia battente per l'intera giornata. News by The Social Post. www.thesocialpost.it